2 weeks ago, my vicar's wife Catherine had an operation for breast cancer. 2 settimane fa, la moglie del mio pastore, Catherine, ha subito un intervento per il tumore al seno. Thankfully, the operation has been successful. Ringraziamo che l'intervento è andato bene. We are hopeful she will make a complete recovery. E speriamo che lei farà una guarigione completa. The reason I'm mentioning this now, il motivo per quale lo voglio parlare di questo adesso, is because of the way in which she and her husband have faced the illness. E per il motivo per quale lei e il suo marito hanno affrontato questa malattia. And the operation to remove the cancer. E l'intervento per togliere il tumore. She spoke openly about feeling calm and peaceful. Lei ha parlato in maniera molto aperta di sentire calma e avere una pace. She talked about it all with a smile on her face. E ne ha parlato sempre con un sorriso sulla bocca. Even when she was going through months of chemotherapy treatment. Anche durante le mesi di chemioterapia. Full of joy that God was with her. Pieno di gioia per il fatto che Dio era con lei. Helping her to face anything that came along. Che lei l'aiutava a affrontare qualsiasi cosa che gli veniva. The morning after her operation. La mattina dopo l'intervento. Her husband, our vicar, wrote this to the family of the church. Suo marito, il nostro pastore, ha scritto questo alla famiglia della chiesa. She has been talking and smiling. Lei sta parlando e sorridendo. Pain seems under control. Il dolore sembra sotto controllo. And she is now sleeping. E ora dorme. She was incredibly calm. Era incredibilmente calma. When we arrived at the hospital. Quando siamo arrivati in ospedale. And again this morning. E di nuovo anche oggi, stamattina. We have both felt surrounded by so much love. Abbiamo sentito proprio circondato da tanto amore. And kindness. E gentilezza. Felt upheld by the God who hears our prayers. E siamo sentiti sostenuti dal Dio che sente le nostre preghiere. And gives strength, courage, and peace. E che dà forza, coraggio e pace. Thinking about Catherine's attitude reminded me of my father's words. Quindi, pensando all'atteggiamento di Catherine, mi ha riportato in mente anche delle parole di mio padre. The week before he died, 21 years ago. La settimana prima della sua morte, 21 anni fa. I was very upset. Io ero proprio addolorata. Knowing that I would lose him very soon. Sapendo che stavo per perderlo. But he was trying to comfort me. E lui invece stava provando di confortare me. He said with a big smile on his face. Ha detto con un sorriso grosso sul viso. I have been a Christian all my life. Sono credente da tutta la mia vita. Why should I fear death now? Perché dovrei avere paura della morte ora? Joyfully, he went ahead with planning his own funeral. Con gioia, è riuscita a andare avanti per preparare e pianificare il proprio funerale. Maybe you have had similar experiences. Forse anche tu hai avuto qualche esperienza simile. In the presence of people whose faith is so strong. Nella presenza di una fede di persone, una fede così forte. That they can experience joy even when faced by life and death issues. Che loro riescono a sperimentare la gioia anche affrontando delle situazioni di vita e di morte. So today I would like to encourage you. Quindi oggi vorrei incoraggiarvi to think about the joy which comes to us all through faith. Di considerare e meditare sulla gioia che viene a tutti noi attraverso la fede. I believe that without faith there can be no real joy.
Io credo che senza la fede non ci possa essere nessuna vera gioia. We are all subject to doubts from time to time. Siamo tutti soggetti a dei dubbi ogni tanto. When I doubt the presence of the living God, quando io metto in dubbio la presenza del Dio vivente, I sink into depression and anxiety. Casco nella depressione e nell'ansietà. When I am restored to faith, then my heart sings for joy. Quando torno alla fede, allora il mio cuore canta con gioia. What then do I mean by faith? Allora, cosa voglio dire quando dico la fede? Faith involves belief, but it is more than that. La fede coinvolge il credere, ma è molto di più di questo. I can believe that something has happened. Io posso credere che qualcosa è successo. That I woke up yesterday morning in Switzerland, for example. Che, per esempio, ieri mi sono svegliata in Svizzera. Or that something will happen. O che qualcosa accadrà. For example, that the sun will rise tomorrow. Per esempio, che il sole sorgerà domani. These things, and thousands of things like them, are just matters of fact. Queste cose, come tante altre come loro, sono semplicemente fatti. We can believe these, but they are just factual. Possiamo crederli, ma sono semplicemente fatti. Faith involves more than just belief. It also involves trust. Invece la fede coinvolge di più del credere. Coinvolge anche la fiducia. I have faith, for example, that I will spend a few happy days with G. Ho fiducia, per esempio, che passerò alcuni giorni molto divertenti con G. I don't absolutely know that this will be the case. Non so proprio 100% che sarà così. But I have faith and hope that I will. Ma ho fede e la speranza che sarà così. I have faith that my grandchildren will grow up safely and well. Ho fede che i miei nipoti cresceranno sano e bene. And that I will see them again when I return to England. E che li rivedrò di nuovo quando torno in Inghilterra. These are not matters of simple fact, but involve trust alongside. Questi non sono dei fatti semplici, ma coinvolgono anche la fiducia. When we think about our Christian faith, quando pensiamo della nostra fede cristiana, we must ask ourselves, what is it that we have faith in? Dobbiamo chiedere a noi stessi, in che cosa abbiamo la fede? In what or who do we put our belief and trust? In cosa o in chi mettiamo la nostra fiducia? Today is Trinity Sunday in the Anglican Church. Oggi è la Domenica della Trinità nella Chiesa, calendario della Chiesa Anglicana. Of which I am a member, di cui io sono membro, and a licensed lay minister, e anche un ministro laico. The purpose of celebrating Trinity Sunday, lo scopo di celebrare la Domenica della Trinità, is to remind us of who we are to put our belief and trust in. È di ricordare in chi dobbiamo mettere la nostra fiducia, la nostra fede. God, the Holy Trinity. Dio, la Santa Trinità. The Trinity of Father, Son, and Holy Spirit. La Trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo. Is not just a mathematical formula that interests philosophers. Non è una semplice formula matematica che interessa i filosofi. It was revealed to us. Ci è stato rivelato. So that we could know more about God. Così che potevamo sapere di più su Dio. And have a deeper experience of him. E avere un'esperienza più profonda di lui. It is too easy to be distracted. È troppo facile essere distratti. By attempts to explain the Trinity. Da tentativi di spiegare la Trinità. And therefore miss the invitation to share in the life of the Trinity. E in questo modo perdere l'occasione di poter condividere nella Trinità. To have communion with God. Di avere comunione con Dio.
Jesus invites us into this relationship of the Trinity. Gesù ci invita in questo rapporto con la Trinità. In John 16:7-15, in Giovanni 3:7-17, Jesus in close touch with the Father. Gesù che ha un rapporto intimo con il Padre, promises that he will give the Spirit to his disciples. Promette che lui darà lo Spirito ai suoi discepoli. He shows us the close ties that bind together the Trinity. Ci dimostra le legami intimi che legano la Trinità. I will read it in English. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because they do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, and you will see me no longer. About judgment, because the ruler of this world has been condemned. Eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. For this reason I said that he will take what is mine and declare it to you. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. E vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. And we can share in the life of the Trinity. E noi possiamo condividere la vita della Trinità. In Romans chapter 8. In Romani capitolo 8. Paul describes what life is like when a Christian has the Holy Spirit within them. Paolo descrive cosa significa la vita quando un credente ha dentro di sé lo Spirito Santo. The same Spirit who raised Jesus from the dead. Lo stesso Spirito che ha fatto risorgere Gesù dalla morte. In verse 11, if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also through his Spirit that dwells in you. Romani 8:11. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. In verses 14-17, Paul reminds the Roman Christians that they are not slaves. Nel versetto 14-17 Paolo ricorda i credenti che non sono schiavi. They are co-heirs with Christ. Sono coeredi con Cristo. Members of God's family. Membri della famiglia di Dio. If they are led by the Spirit. Se sono condotti dallo Spirito. For all who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. When we cry, Abba, Father,
It is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If in fact we suffer with him, so that he may also be glorified with him. Romani 8, da 14 a 17. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Salvation is an act of the Trinity. La salvezza è un atto della Trinità. As we see in John 3:7-17. Che possiamo vedere in Giovanni 3:7-17. Jesus said, "Do not be astonished that I said to you, you must be born from above. The wind blows where it chooses, and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus said to him, "How can these things be?" Jesus answered him, "Are you a teacher of Israel, and yet you do not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen, yet you do not receive our testimony. If I have told you about earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you about heavenly things? No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life." Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non riceverete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish, but have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. In this reading, Jesus has a conversation with Nicodemus. In questo che abbiamo appena letto, Gesù ha una conversazione con Nicodemo. He tells him that he has to be born of the Spirit. Gli spiega deve essere nato dallo Spirito. In order to enter the kingdom of God. Per poter entrare nel regno di Dio. Jesus holds him to the truth that God is love. Gesù gli tiene, gli spiega la verità che Dio è amore. And that God's love cannot be contained. E che l'amore di Dio non può essere contenuto. Only shared and lived in. Ma solo condiviso e vissuto. He invites Nicodemus to share that love. Quindi invita Nicodemo di condividere con l'amore. And be saved by it. E di essere salvato. For God so loved the world that he gave his only Son. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Notice that it is the world
which is loved and saved by God through Jesus. Notate che è il mondo che è amato e salvato da Gesù. Not just individual Christians. Non solo credenti individuali. In Romans 8:21. In Romani 8:21. Paul says, the creation itself will be set free from its bondage to decay and will obtain the freedom of the glory of the children of God. Paolo dice, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. This cosmic context of salvation through the work of the Trinity. Questo contesto cosmico del lavoro della salvezza attraverso la Trinità reminds us that sharing God's life means loving God's world. Ci ricorda che condividere la vita di Dio significa amare il mondo. With all the practical implications there are for our discipleship. Con tutte le implicazioni pratiche che ci sono nel metterlo in pratica. Having given some thought to our faith in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Avendo considerato la nostra fede nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, we can now consider how such faith leads to joy. Possiamo ora considerare come tale fede ci porta alla gioia. To what sort of joy does it lead? A che tipo di gioia porta? Clearly the New Testament writers are not thinking about the type of joy that results from self-satisfaction. È chiaro che gli scrittori del Nuovo Testamento non stanno pensando a una gioia che parte dall'essere soddisfatti con se stesso. Or pleasure in possessions. Oppure il piacere di avere cose materiali. Or even the happiness that comes through human activities and circumstances. Perfino nemmeno la felicità che viene dalle nostre circostanze. No matter how good some of these things may be. Quanto siano buone. Like, for example, the birth of children or forming close friendships. Che siano, per esempio, la nascita di un neonato o la creazione di nuove amicizie. The joy that comes through faith. La gioia che viene dalla fede is a reflection of God's own joy. È una riflessione della gioia di Dio stesso. Joy is God's nature. Perché la gioia è la natura di Dio. And we see it from the very beginning. E la vediamo proprio dall'inizio. Creation is a riot of delight in which God takes joy in what he has made. La creazione è proprio un caos di divertimento, di gioia, in cui Dio prende proprio piacere. And then he rests in order to give it his full attention. E poi si riposa per dare proprio la piena attenzione. The first things humans are able to do. Le prime cose che gli esseri umani riescono a fare is enjoy the wonder of creation with God as companion. E godere le meraviglie della creazione con Dio al loro fianco come compagno. How often do we take the time to celebrate this joy of creation and being? Quanto spesso riusciamo noi a celebrare e prendere tempo in questa creazione? Joy is God's nature and it is also what is offered by Jesus. La gioia è la natura di Dio, è anche quello che viene offerto da Gesù. Jesus talks about his desire to make the disciples' joy complete. Gesù parla del suo desiderio di rendere completa la gioia dei suoi discepoli. In John 15:9-11. In Giovanni 15, da versetto 9 a 11. Jesus said, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. I have said these things to you so that my joy may be in you and that
your joy may be complete. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Jesus is telling us, Gesù ci sta dicendo, that when we pursue his presence, we encounter new depths of joy. Che quando noi cerchiamo la sua presenza, possiamo sperimentare nuove profondità di gioia. When we seek his kingdom earnestly and in faith, we will experience joy. Quando cerchiamo il suo regno con sincerità e con fede, sperimenteremo la sua gioia. In Matthew 13:44, Jesus said, "The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which someone found and hid. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field." In Matteo 13:44, Gesù dice, "Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo." Joy is found by those who turn to Christ in faith. La gioia viene trovata da quelli che si rivolgono a Gesù con la fede. As the story of the Philippian jailer brings out so clearly. Come troviamo nel racconto del come si dice jailer? C'è la storia in Filippesi della prigione in cui c'è Paolo, Pietro, no? E c'è chi tiene sotto chiave. Il cancelliere. Grazie, cancelliere. Paul and Silas had been imprisoned in Philippi. Quindi Paolo e Silas sono stati imprigionati in Filippi. While carrying out their mission of evangelism. Mentre stavano provando di evangelizzare. After an earthquake had loosened their chains. Dopo che un terremoto abbia sciolto le loro catene. The jailer found that Paul and Silas had not tried to escape. Il carceriere ha trovato che loro non hanno provato di scappare. We can read what happened next in Acts 16. Troviamo cosa è successo dopo in Atti capitolo 16. Then he brought them outside and said, "Sirs, what must I do to be saved?" They answered, "Believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." They spoke the word of the Lord to him and all who were in his house. At the same hour of the night, he took them and washed their wounds. Then he and his entire family were baptized without delay. He brought them up into the house and set food before them. And he and his entire household rejoiced that he had become a believer in God. Poi li condusse fuori e disse, "Signori, che devo fare per essere salvato?" Ed essi risposero, "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia." Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé e in quella stessa ora della notte lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. The apostles' joy was centered on their faith in Jesus and their relationship with him. La gioia degli apostoli era focalizzata sul loro rapporto con Gesù e la loro fede in lui. Their prayerful trust in the face of challenges. La loro fiducia nella preghiera e nell'affrontare le difficoltà enabled them to sense the peace of God and be upheld by it.
gli ha permesso di sentire quella pace di Dio e essere sostenuto da esso. And they wanted the same experience for those who came to Jesus through their testimony. E volevano la stessa esperienza per quelli che venivano a Gesù che avevano sperimentato loro. Writing to the Christians in Corinth, scrivendo ai credenti a Corinto, Paul said in 2 Corinthians, "We are workers with you for your joy, because you stand firm in the faith." Nella seconda lettera di Corinzia 1:24 Paolo dice a loro: "Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella fede già state saldi." The Apostle Peter also wrote about joy originating from faith. L'Apostolo Pietro anche ha scritto sulla gioia che origina nella fede. In 1 Peter we read this: "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By his great mercy he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that is his, that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who are being protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials, so that the genuineness of your faith, being more precious than gold, that though perishable is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Although you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and rejoice with an indescribable and glorious joy, for you are receiving the outcome of your faith, the salvation of your souls." In 1 Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 a 9, Pietro scrive: "Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime." Peter tells us here that we should especially rejoice in God's keeping power when we are grieved by various trials. Pietro ci dice qua che dobbiamo rallegrare, esultare, soprattutto quando siamo afflitti da svariate prove. Knowing that he will keep us even as our faith is tested by fire. Sapendo che lui ci sosterrà anche quando siamo fatti passare per fuoco. If gold is fit to be tested and purified by fire, se l'oro può essere testato e raffinato attraverso il fuoco, then how much more our faith, which is far more precious than gold? Quanto più allora la nostra fede, che è molto più preziosa dell'oro? The end result of our faith, il risultato finale della nostra fede, is the return of Jesus and the ultimate salvation of our souls. È il ritorno di Gesù e la salvezza delle nostre anime. The word translated indescribable occurs only here in the New Testament. La parola
ineffabile è solo qui, in tutto il Nuovo Testamento. It describes a joy so profound. Descrive una gioia così profonda as to be beyond the power of words to express. Che non si può descrivere bene con le parole. How often do we experience such indescribable joy? Quanto spesso sperimentiamo noi una gioia così? So we have seen that in the first place joy is God's nature. Quindi abbiamo visto in primo luogo che la gioia è la natura di Dio. And also that joy comes through trusting and relationship with Jesus. E che la gioia viene attraverso un rapporto con Gesù e la fiducia in Gesù. But in addition, joy is promised to those who are caught up in the life of the Spirit. Ma inoltre, la gioia viene promessa a chi è coinvolto con lo Spirito. In Galatians chapter 5, in Galati capitolo 5, we are told that joy is part of the fruit of the Spirit. Ci viene detto che la gioia fa parte dei frutti dello Spirito. This fruit also includes love, peace, patience, goodness, and other virtues. E questo frutto comprende anche l'amore, la pace, la pazienza e altre virtù. Reading. Paul said to the Galatians, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. In Galati Paolo scrive, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Paul says to the Thessalonians, you received the word with joy, inspired by the Holy Spirit, the Spirit promised to all believers by Jesus. E ai Tessalonicesi Paolo ha detto, voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. The Spirit is always with us to give assurance, assistance and companionship. Lo Spirito è sempre con noi per darci sicurezza, per darci certezza. So what is the important message for us today? Quindi qual è il messaggio importante per noi oggi? What can we take away from the readings we have heard? Cosa possiamo portare via oggi da quelle letture che abbiamo avuto oggi? Joy is available to us all. La gioia è disponibile pronti per noi tutti. Joy comes to us through all three persons of the Trinity. La gioia ci viene da tutte e tre le persone della Trinità. And through our faith in them. E attraverso la fede che abbiamo in loro. Firstly, I can have joy in knowing God as Father and Creator. Prima di tutto posso avere la gioia conoscendo Dio, Padre e Creatore. I can rejoice in His wonderful creation. Posso rallegrare nella sua creazione meravigliosa. And praise Him every day for the world. E lo posso lodare ogni giorno per il mondo. And the whole universe that He has made. E per l'universo che Lui ha creato. I can rejoice for every person God has made. Posso rallegrare per ogni persona che Dio ha creato. To share His world with me. Per condividere il suo mondo con me. Secondly, Jesus came to share our world and to show us what God is like. In secondo luogo, Gesù è venuto per condividere questo mondo e farci capire com'è Dio. He came to bring the kingdom of God to us. È venuto per portarci il regno di Dio. And to save us for eternity. E per salvarci per l'eternità. I can have joy in knowing that salvation. Io posso avere la gioia nel conoscere quella salvezza. And in trusting Him to take care of my life. E nel fidarmi di Lui per aver cura della mia vita. Because of Jesus, I can experience the indescribable joy. Grazie a Gesù, io posso sperimentare quella gioia ineffabile.
that Peter speaks about, di cui parla Pietro, deep in my heart, proprio nella profondità del mio cuore, underneath all that may be going on in my life, sotto tutto quello che può accadere nella mia vita. And thirdly, the Holy Spirit is with us all the time. E in terzo luogo, lo Spirito Santo è con noi sempre, as our companion and helper, come il nostro compagno e il nostro aiutante. I can rejoice every day. Io posso rallegrare tutti i giorni, because I have been given this privilege, perché mi è stato dato questo privilegio. Because the Spirit is so close to me, perché lo Spirito è così vicino a me, keeping me close to God, che mi tiene vicino a Dio. The joy that comes to us through our faith in God, quella gioia che viene a noi attraverso la fede che abbiamo in Dio, Father, Son, and Holy Spirit, Padre, Figlio e Spirito Santo, gives us hope and strength to face obstacles and difficulties. Dacci la speranza e la forza per affrontare le difficoltà e gli ostacoli. It helps us to overcome fears and anxieties. Ci aiuta a superare le paure e le difficoltà. It leads us into peace and rest. E ci conduce verso la pace e il riposo. I would like to finish with Paul's prayer for the Christians in Rome. Vorrei finire con la preghiera di Paolo per i credenti in a Roma. In Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Romani 15:13, Paolo prega. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza e nella potenza dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen.